Ciao, avete visto questo simbolo, questo smile viola? Oggi vi racconto cosa c'è successo a Vienna ed è un modo per andare da Vienna, dall'aeroporto al centro. Allora, per andare dall'aeroporto al centro a Vienna ci sono dei taxi, ci sono degli autobus, ci sono dei treni. Ovviamente i treni e gli autobus sono i più vantaggiosi, in particolare il treno costa molto poco, ma può darsi che abbiate necessità di utilizzare il taxi. Questo simbolino è il simbolino di una società di taxi un po' particolare, sono praticamente dei taxi collettivi. Allora, voi seguendo il simbolo dentro l'aeroporto di Vienna trovate un ufficetto uguale come tanti altri dove dite dove volete andare, in quale albergo dovete andare, e loro vi mettono in brevissima attesa, brevissimo dire secondi in alcuni casi. Perché? Perché probabilmente c'è qualcun altro che deve andare in centro a Vienna, lì che aspetta, e vi caricano tutti quanti su un unico taxi. Noi l'abbiamo utilizzato una settimana fa perché abbiamo perso una coincidenza a Vienna, la compagnia ci ha pagato taxi e albergo e ci ha fatto andare con questa struttura. I taxi sono o dei van da 6 posti oppure delle macchine Mercedes nuove, ottime da 4 posti, insomma 3 dietro, 1 davanti. Il costo è molto molto basso, più basso di quello dei taxi normale, e poi voi lo condividete con gli altri passeggeri e la condivisione si preoccupano loro. Noi quando siamo andati eravamo in 3, ci hanno messo su un taxi dove eravamo in 6, quindi si è fermato in 2 alberghi, e al ritorno, perché abbiamo prenotato il ritorno alla mattina successiva alle 10:30, è arrivata una macchina, una Mercedes, e questa Mercedes ci ha preso e ha preso su noi e un altro signore che era nello stesso albergo e ci ha portato all'aeroporto. È un mezzo molto molto economico, si può prenotare, c'è un sito che vi metto poi nelle note di questo video, ed è molto buono. Chiaramente costa di più dei mezzi pubblici, ma a volte si ha bisogno di avere un taxi, si hanno delle valigie, si hanno dei bagagli, si è magari in 2-3 e si vuole andare direttamente all'albergo che non è lungo la linea ferroviaria o non si sa nemmeno dove si possa essere, quindi conviene utilizzare questo strumento. D'accordo? Bene, vi auguro buon viaggio.